Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo video. Mi sa che sto diventando troppo ripetitivo con i saluti, vabbè. Spero che piaccia lo stesso. Un po' di tempo fa ho fatto un video che riguardava la mia opinione circa la presenza di Greta Menchi come giudice a Sanremo 2017. Approfittando dell'occasione, sperando che fosse visto da più persone possibili, vi chiesi se vi interessava la storia di un disastro che ho combinato con la mia barba. E approfittando del fatto che stamattina ho fatto la barba e sono messo un po' più nel perbene, come si dice da queste parti, ho pensato di raccontarvi la mia odissea con la barba. Vi ho avviso subito che non farò assolutamente nomi di negozi, sebbene la cosa non mi dispiacerebbe affatto, ma chiamerò i due negozi in altro modo, mi invento qualcosa, ma non vi dirò mai i nomi dei due negozi. Allora, qualche mese fa, appunto, due amici avrebbero contratto, mi pare che si dica in gergo, la loro unione civile, e si sarebbe trattato di una unione civile a tema Messico. Ora, la tinta della mia barba in realtà non c'entra niente con il tema del Messico, però mi dissi, saremmo tutti vestiti in una maniera diversa dal solito. Perché non fare l'alternativo e fare una bella tinta alla barba? E così ho fatto, cioè naturalmente non il giorno prima che il giorno dopo. Sono andato nel primo negozio, che chiameremo negozio X, e ho spiegato quali fossero le mie intenzioni. Cioè, che volevo tingere la barba e non i capelli, perché i capelli mi sembravano una cosa troppo radicale di cui non ero assolutamente convinto, quindi ho scritto la barba. Quindi la signora del negozio X mi ha mostrato una serie di colori e io, in linea molto teorica, avevo scelto il fucsia. Ok? E noi abbiamo specificato, cioè, o meglio, io ho specificato chi era con me a Codio, ha appoggiato il fatto che era la prima volta che tingeva la barba, non avevo minimamente idea di come si facesse. Non avevo abbastanza soldi per il parrucchiere e sinceramente farmi pagare il parrucchiere da altre persone non mi sembrava il caso, visto che comunque non era un'occasione speciale per me ma per qualcun altro. Ecco. Quindi ho optato per questa tinta a casa, che in realtà era una tinta per capelli, ma io non lo sapevo. L'ho saputo poi dopo. E quindi, e oltretutto mi sono dimenticato che mi è venuto la roba lì per chiarire, ecco, vedete quanto sono esperto, che manco mi ricordo i nomi, a 30 volumi, 30 volumi, cioè per la via di mezzo, mi sembra che ci sia 20, 30 e 40, se sto dicendo stupidaggine, chiunque si tinga i capelli, uomini, donne, tutte le vie di mezzo a me mi pare, mi correggano nei commenti. E nulla. Spendo una cifretta normale, niente di esagerato. Torno a casa con la mia tinta. Due cose erano state omesse. La prima è che era il caso di comprare anche una mascherina perché sarei entrato a contatto con l'ammoniaca. La seconda è che era anche il caso di comprare qualcosa che togliesse la tinta dalla pelle. Poi capirete perché vi ho detto questo. Vado a casa, inizio con l'operazione di schiarimento, schiaritura, boh, come si dice. E teoricamente la mia barba doveva diventare bianca. Doveva diventare bianca per poi passarci sopra il fucsia, giusto? Allora,
nel momento che ho messo addosso questa sostanza io ho letteralmente fatto e mi è mancato il respiro per alcuni secondi. Questo perché la grandissima signora che ti voglio tanto bene del negozio X non mi aveva suggerito di comprare una mascherina. Fatto sta che invece che bianco divento biondino, però ho detto vabbè, probabilmente dipenderà, come ha detto la signora, dal fatto che ho i capelli rossi, quindi dal rosso a bianco non è un passaggio facilissimo. Bene, arriva il momento di passare sulla tinta. Facciamo, come si dice in Toscana, un troiaio indiscusso, perché siamo esperti entrambi, sia io sia chi mi aiuta. E la prima volta la tengo in posa 30 minuti, mi pare. 30 minuti di posa senza fare niente altro, va per togliermi la tinta in eccesso e la tinta va via tutta. Vado per togliermi la tinta in eccesso e la tinta va via tutta. E che decido di riprovarci. Questa volta però stando in posa 40 minuti. Ok? A quel punto però ti accorgiamo che sì, la tinta ha attecchito, non so se si dice così. Però come fisiologico è normale, essendo una tinta fatta alla barba e non ai capelli, c'erano diverse macchie sulla pelle. Cioè sembrava tipo me le avessero date. E allora per la prima sera non ho fatto nemmeno la foto. Non ho fatto nemmeno la foto perché l'ho passata a lavarmi, strofinarmi, sgrassarmi, che adesso so che è sbagliatissimo, ma non lo sapevo. Allora, la mattina dopo, quando ancora tutte le macchie sulla pelle, ho fatto la foto che voi avrete visto passare adesso. Sembrava un albero di Natale pronto per Natale, sebbene mancasse ancora qualche mese a Natale. Questa tinta, che doveva essere una tinta fazia, come vedete, è rimasta in realtà una specie di rosso acceso. E il risultato non era il massimo. Tra l'altro dovrei anche avere un'altra foto con un amico, di cui però adesso vediamo se mi taglio solo io oppure oscuro la faccia di lui, perché non so se vuole essere inquadrato in questo video, e ve lo metto tipo ora. Anche lì sì, sembra un po' più cucte, ma un po', giusto un po'. Il giorno dopo aver fatto la foto alla barba, sono andato in fisioterapia. Fortuna ha voluto che la fisioterapista che avevo quel periodo era una ragazza che tinge i capelli. Mi ha detto, ma come? Dice, non ti ha dato nessuna sostanza, nessuna cremina, insomma quello che era, per togliere le macchie di colore dalla pelle. Dico, no. Gli ho detto, io non sapevo manco esistesse. A quel punto siamo andati nel negozio, che chiameremo negozio Y, il pomeriggio, perché la sera dovevo andare ad una cena. E nel negozio Y io ho aspettato un momentino in macchina Manfreda per guadagnare qualche minuto, e sono andati i miei amici al mio posto ad ordinare quello che serviva. E le persone del negozio Y hanno detto loro, dove siete andati? Nel negozio X. Allora ho detto di sì. Ah, il negozio X è famoso per fare questo tipo di cose. Tra l'altro vi ho venduto una tinta per capelli, non una tinta per barba. Per concludere, cosa ho imparato da questa esperienza? Non ce la faccio parlare. La prima cosa è, volete farvi una tinta pazza o andate dal parrucchiere?
o siete tanto esperti perché avete fatto una scuola di estetico di parrucchiere. O di parrucchiere, perché no? La seconda è la tinta per barba e la tinta per capelli non sono assolutamente la stessa cosa. La terza è non fate mai buona la prima quando si tratta di queste cose, siate dubbiosi, siate rompi scatole per non dire un'altra, così almeno forse prenderete un po' di più, ma la vostra vita vi durerà di più. Ringrazio quelli che mi hanno chiesto sotto il video della minchia a Sanremo, appunto questo video, spero che passerete tutti a commentare quelli che me l'hanno chiesto. Vi saluto, vi ricordo, se vi va, di seguirmi su tutti i social, che trovate nell'info box, di attivare la campanella per non perdervi nemmeno i miei video. Niente, la fotocamera come al solito mi deve sempre abbandonare nei momenti meno opportuni, ma tranquilli, per fortuna l'editing video è fatto praticamente per il 50% di taglia e cuci. Vi stavo semplicemente salutando, mandando un bacione e ci vediamo al prossimo video.